Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, oggi per fare una piccola chiacchierata tra di noi, così tra giocatori, da giocatore a giocatore, giusto per parlare un pochettino di quello che è il mio pensiero complessivo sul quali armi potenziare e il perché. È una domanda che mi è stata fatta spesso e volentieri, sia in chat, su Twitch, anche su Discord, e quindi mi sembrava doveroso comunque fare un video per esternarvi praticamente la mia idea riguardo al potenziamento. Sapete benissimo che potenziare le armi dà un grande vantaggio. Portare le armi già a livello anche 100 rispetto alle classiche armi che potevamo portare al 90 consentono di fare un bel balzo in avanti. Un bel balzo in avanti per quanto riguarda le stats, un bel balzo in avanti anche per quanto riguarda le refined abilities, però ci sono ovviamente dei piccoli paletti che vi consiglio comunque di utilizzare per evitare di sprecare troppe risorse. Al momento ci sono pochissime risorse per portare l'arma a livello 120 da free to play, ovviamente, perché se shoppate i pacchetti non avrete problemi, ma per chi gioca free to play e non può mettere la mano nel portafoglio spesso e volentieri, purtroppo bisogna fare i conti con quello che il gioco ci fornisce. Quindi qual è in questo caso la domanda? Gio, ma quali armi potenzio e quale armi devo portare a un tot livello? Allora, abbiamo diverse tipologie di armi, perché abbiamo le armi che faranno danni, quindi le armi da DPS, le armi supporto e le armi che comunque vanno aumentate solo anche per le refined. Purtroppo ci sono alcune armi che, anche non essendo ottimali o comunque non essendo potentissime dal punto di vista, diciamo, del danno materiale, sono molto valide e sono molto forti per quanto riguarda ovviamente le refined abilities, quindi tutto ciò che ci consente di creare la build del nostro personaggio. Ora, in questo caso voi state vedendo praticamente tutta la mia collezione di armi, che in questo momento è ferma sulle armi free to play, perché io ho messo comunque il filtro per ovviamente visualizzare le armi dal level dall'overboost più alto fino all'overboost più basso, che comunque è la mia scala di giudizio, è la mia scala metrica per quanto riguarda il potenziamento, perché potenziare un'arma senza overboost non dico che sia uno spreco, ma non è una decisione ottimale. A mio avviso, per potenziare un'arma o comunque per portarla a un determinato range di livello, bisogna avere comunque tot overboost. Io sono dell'idea che bisogna avere almeno 2 overboost per portarla fino al livello 80, quindi diciamo sbloccare praticamente tutto il potenziale di base dell'arma, che si sblocca per l'appunto al potenziale 80, così come ho messo praticamente tante delle mie armi in generale, anche quelle free to play, che comunque le ho portate praticamente quasi tutte all'80, per sbloccare le refined abilities con il loro potenziale massimo. Mentre invece già a 4 overboost potrei consigliare di portare le armi fino a livello 100-110. Le armi che comunque possiedono 4 overboost e sono comunque delle armi che permettono di fare danni e comunque sia permettono anche di infliggere debuff o comunque un supporto per il vostro team, credo che possano tranquillamente arrivare a livello 100-110. Infine, le armi che possiedono almeno una stella rosa, quindi siano arrivate a un livello tale da avere almeno un overboost rosa, quindi arrivare praticamente al massimo o comunque iniziare a potenziarsi al massimo per la loro core ability, quindi per la loro abilità principale, si può pensare di arrivare al 120. Questo perché? Perché ovviamente un'arma crescendo di overboost crescerà anche di refined abilities, quindi le refined abilities saranno incrementate sia dal livello complessivo dell'arma sia dal suo livello di overboost. Quindi se voi comunque avrete un'arma con overboost a una stella rosa, per esempio, lo potreste portare tranquillamente al 120 per sbloccare
buona parte del potenziale dell'arma anche come refined. Infatti, se vi faccio vedere alcuni esempi, la mia Heavy Hoser, che in questo caso è praticamente full overboost, addirittura più 2, in questo momento l'ho portata al 100 semplicemente perché il boost attacco magico fisico e il boost ability non sono delle priorità per le mie build. Io gioco con team prevalentemente magici, quindi diciamo che è una cosa un po' particolare, perché giocare con team magici potrebbe permettermi di sfruttare appieno un'arma come Levi Hoser, ma ovviamente possiedo delle armi che mi consentono di essere più forte dal punto di vista magico. Quindi non mi sono sentito di portarla al 120, anche se quest'arma sicuramente al 120 sarà utilissima, perché può essere utilizzata da praticamente chiunque, essendo un'arma estremamente versatile che mi consente di boostare o comunque di potenziare sia attaccanti magici che attaccanti fisici. Altra arma che in questo caso ho portato al 120 è sicuramente la Edge Wing. La Edge Wing l'ho portata al 120 non solo perché è un'arma da un coefficiente di danno comunque abbastanza ragionevole, 800% di danno, ma al tempo stesso è l'arma principale del mio Sephiroth. Il mio Sephiroth nasce come attaccante magico elementale ghiaccio, quindi di conseguenza devo avere la sua arma al massimo della potenza e di conseguenza 120 obbligatorio. Stesso discorso vale per i vostri DPS principali. Avete Cloud Fuoco, quindi la Sky Splitter al 120. Avete Tifa con attacco non elementale, e allora la portate al 120. Quindi le armi che fondamentalmente vi servono da DPS vanno necessariamente portate al 120. Le armi di cui volete sfruttare le refined o che comunque utilizzate come armi secondarie potreste anche lasciarle al 100. Se ovviamente sono delle armi come in questo caso la Heavy Hoser, che sono praticamente full overboost. Per quanto riguarda le armi free to play, ovviamente ragazzi non vi dirò mai di portarle al 120. Potrebbe essere un'idea in realtà, perché alcune armi anche portate al 120 da free to play possono dare soddisfazione, però ovviamente meglio conservare le risorse per delle armi che tendenzialmente possono diventare più forti. Altre armi che invece ho portato praticamente a un livello superiore sono per esempio la Sun Umbrella. La Sun Umbrella io in questo caso è vero che l'ho portata a livello 100, ma è un'arma che sicuramente meriterebbe anche il 120. Sia per quello che può fare tramite la sua abilità, perché la sua abilità mi consente comunque di debuffare in contemporanea difesa fisica e difesa magica dei miei avversari, ma al tempo stesso possiede delle refined che per il mio team o comunque in generale per il mio gameplay sono assolutamente perfette. Boost di attacco magico, boost di ability magica, è un'arma estremamente rara perché la combo di attacco magico e boost magico, e boost ability magica è praticamente introvabile. Quindi di conseguenza è un'arma che vi consiglierei assolutamente di portare su. Stesso discorso potrebbe essere anche per la Bald Eagle o una Bald Eagle che è praticamente quasi full overboost, addirittura con un boost di attacco fisico di 56 e un boost ghiaccio di 36. Questa è un'arma che per il mio Cloud ghiaccio fisico e per il nuovo Zac ghiaccio fisico potrebbe sicuramente essere un'arma godlike, quindi portarla al 120 potrebbe tranquillamente essere un vantaggio per voi come giocatori. In questo caso però l'arma non è tanto forte per quanto riguarda l'abilità, perché come potete notare l'abilità addirittura è un 480, che se non sbaglio diventa 520 o 530, non ci faccio... Quanto arrivava? È 540, quindi non è neanche così tanto forte l'attacco, però le refined abilities le consentiranno sicuramente di avere un 120. Quindi la domanda è, non è tanto quale arma è buona da portare al 120 o quale arma non è buona da portare al 120. Il tutto, come sempre, dipenderà dal vostro account, ma ci sono delle armi in assoluto che comunque sia
andranno potenziate anche in base alle refined abilities. Quindi cercate comunque di inquadrare bene quelle che possono essere le vostre refined abilities migliori, in modo tale da poterle mettere sia in wishlist e nel frattempo portarle a livello 120. Ci sono tantissime altre armi che comunque possiedo. La Sky Splitter è un'altra arma che potrebbe tranquillamente anche arrivare al 110 in questo caso. 3 overboost rosa, arma principale da DPS fuoco, quindi potrebbe tranquillamente arrivare a quel livello. Stessa cosa anche per la Murasame. La Murasame è arma principale di build elettro, quindi di conseguenza potrebbe tranquillamente arrivare al 120. Ricordatevi sempre che ogni arma worka bene con una skin. Quindi se voi avete la skin di quell'arma potrete tranquillamente portarla al 120, se parliamo di un DPS. Se parliamo di un supporto, invece, il più delle volte va bene portare l'arma anche all'80-90. L'importante è sbloccare il potenziale delle refined abilities, però ovviamente senza esagerare. Infatti, se vi faccio vedere praticamente, ora in questo caso addirittura una fairy tail al 100, semplicemente perché è un'arma che praticamente ha la combo con Eris e di conseguenza la mia combo con Eris, con Fairy Tail San Umbrella, mi consente di essere praticamente incisivo sia dal punto di vista delle cure che dal punto di vista del danno magico. Ma se io per esempio dovessi farvi vedere altre armi, io praticamente, come potete notare, tutte le altre armi, anche con full overboost rosso, sono all'80. Anche una Bramble di Matt, che è un'arma estremamente valida, estremamente forte, oltre l'80 non è andata. Perché le armi di supporto, in questo caso, è vero che aumentandole di livello, come posso farvi vedere magari in questo caso, mi consentono di incrementare comunque sia le refined abilities, ma la cosa che più vi interessa sarà sempre e comunque la refined abilities principale. Quindi nel momento in cui raggiungerete il livello 80 e avrete sbloccato la tier, diciamo, alta, non dico altissima perché comunque non è la tier finale, ma è comunque la tier più alta praticamente della vostra arma, riuscirete sicuramente a sfruttarla al 100%. Qualora ovviamente vi avanzassero risorse, allora ok, la potete portare su, ma tutte le armi di supporto, che comunque sia buffano l'attacco, buffano la difesa, curano o comunque danno dei buff in particolare, fino al livello 80 potete lasciarle senza nessun problema. Le uniche armi che vi consiglierò sempre e comunque di portare al 100, 110 o 120 saranno le DPS, perché in quel caso dovete necessariamente picchiare come i fabbri. Eccezione si può fare per le armi con refined abilities estremamente rare ed estremamente forti, ma quello ovviamente sarà a vostro discapito. Quindi spero che per questo video possa essere tutto, spero che ovviamente questo discorso sia stato abbastanza chiaro. Nell'eventualità scrivetemi sotto nei commenti, che cercherò come sempre di rispondervi il prima possibile. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto e come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento. Bye bye!